Ben trovati in questo spazio dedicato agli approfondimenti della news. Continuiamo a parlare di coronavirus, ma cerchiamo un po' di stemperare quella che è anche la tensione di queste ultime ore, di questi ultimi giorni nelle case degli italiani, e stiamo cercando appunto di portare un po' di serenità anche attraverso la cultura, la musica, e oggi lo facciamo anche attraverso l'arte. Ne parliamo con un esponente importante internazionale, ma che ha origini campane, irpine, ed è Arcangelo. Arcangelo e basta, si diceva, anche se un cognome c'è, però diciamo ufficialmente sei conosciuto così, insomma la tua firma è Arcangelo, che è un nome anche un po' particolare. Sì, il nome nasce perché mio nonno si chiamava Arcangelo. Noi, la famiglia viene da Cervinara, che è un paese piccolissimo, provincia di Avellino, nella Valle Caudina, tanto per essere chiari. E io sono nato però ad Avellino perché mio padre lavorava allora lì. E vorrei anche ricordare la figura un po' di mio padre, è stato giornalista. Ah, che bello, quindi lui ha fatto tantissime cose nel sud, nella sua terra, i libri, le riviste che lui aveva. La prima radio libera era di mio padre, che si chiamava Radio Stato, la ricordo. E quindi ho un bel ricordo, diciamo, dei miei irpini antenati. Allora, maestro, parliamo di arte oggi, cerchiamo di portare in qualche modo l'arte nelle case delle persone che, insomma, ci stanno seguendo, anche se è un po' difficile. L'arte è ferma in questo momento storico così terribile, non si può fruire della bellezza, della pittura, della scultura, anche del patrimonio artistico italiano che abbiamo, perché ovviamente siamo chiusi in casa. Le sue stesse opere sono chiuse e non è possibile, insomma, andarle a vedere. Insomma, si paventa sicuramente uno scenario che, insomma, abbastanza buio, possiamo dire, non molto colorato per l'arte. Quindi in questo modo, come possiamo viverla però? C'è un modo per fruire comunque dell'arte? Un consiglio? Ma intanto c'è una discussione molto attesa sulle piattaforme italiane. Ogni giorno mi arrivano veramente decine di articoli, di appelli, situazioni di artisti in quarantena, ma tutto questo è molto interessante, no? Ma soprattutto io trovo in questi giorni una discussione, più che discussione, una grande riflessione sulla questione del tempo e lo spazio. In realtà sono questi le due fatti che in questo momento ci hanno un po' hanno diviso la nostra mente. Io ricordo che negli anni 70 un artista aveva fatto un'opera che si chiamava Più tempo in meno spazio, ed era un artista torinese che si chiamava Salvo, un artista dell'arte povera, iniziato con l'arte povera concettuale. Oggi è attualissimo questa frase, no? Più tempo in meno spazio. Noi abbiamo poco spazio adesso, però abbiamo dalla nostra parte il tempo, e il tempo lo dobbiamo assolutamente mettere in evidenza, cioè dobbiamo salvaguardare questo tempo che ci rimane. E quindi per questo le riflessioni ci sono, i pensieri. Io comunque non ho mai spento il motore, lo sai? Cioè, la creatività va avanti, ovviamente. Però io devo andare avanti, perché comunque il motore deve essere sempre acceso. E per la questione del tempo, dedico il mio tempo con più forza, ecco. Con più forza. Lei, tra le sue tele, in 40 anni di carriera, no? Più o meno, se non erro? 40 anni sì, perché ho iniziato giovanissimo. Quindi 40 anni ci stanno tutti, come no? 40 anni di arte. Sì. Di solito predilige i colori che sono il rosso, quindi un colore deciso, importante, significativo. Il bianco e il nero sono, insomma, dei colori
Tra l'altro sono anche un po' i colori del nostro simbolo di Lab TV, quindi diciamo questa cosa ci fa molto piacere. Intanto perché questi colori? E poi volevo chiederle anche un colore che secondo lei può rappresentare questo momento storico? Se in qualche modo ecco, è ispirato in maniera particolare, non lo so, se sta lavorando a qualche tela, insomma, a qualche lavoro, e quale colore rappresenta questo momento? Ma c'è un bellissimo libro, un romanzo stupendo, che è un po' un cult dei libri di questo scrittore americano, si chiama Poe, che lui descrive l'attraversamento del bianco in questo mare immenso e questa barca che va verso questa nebbia, verso il bianco, e poi lui descrive il bianco che è l'altra parte del mondo, cioè la morte, l'attraversamento. Perché noi dimentichiamo spesso che nel nostro mondo il colore che rappresenta questo il lutto, diciamo, la tragedia, ecco, è il bianco, non è il nero. Non è il nero. Noi facciamo sempre questa confusione, in realtà, ma perché non lo so, per tradizioni, per cose, non lo so. I miei neri, però, non sono legati né al lutto né al dramma, sono legati alla natura, quindi i neri sono i miei paesaggi e i rossi era il riferimento al rosso pompeiano e quindi il rosso della nostra tradizione. Quindi c'è anche passione dentro il rosso, ovviamente il fuoco è... Il rosso è il magma, la terra che esce fuori, infuocata. I rossi mi ricordano i fuochi d'artificio che noi tanto del sud amiamo, almeno io amo tantissimo queste cose, ma i rossi sono anche i fuochi che accendono i contadini nelle campagne. Noi vediamo questi fuochi che mi ricordano delle cose bellissime. Ho sempre parlato nel mio lavoro di queste cose. Lei è, insomma, diciamo, c'è un legame fortissimo al territorio campano, no? Cioè la parola terra è anche molto vicina alle opere. Io parlo della terra mia, ma delle terre del sud del mondo, perché in realtà io poi, quando ero ragazzo e quando avevo, insomma, un'età che me lo permetteva... Ho fatto anche tanti... Ecco, noi approfittiamo per salutare anche Margherita. La mia... Ciao! Noi stiamo Buongiorno. Insieme da quando eravamo ragazzi, pensa a te, insomma... Sto facendo una diretta Facebook. Ah, che bello, ecco, che bello. Ma sì, perché la tecnologia ci aiuta in questo momento e siamo, insomma, tecnologici. Un legame non solo, insomma, di vita, ma anche di cultura, no? E di arte, anche con Margherita, giusto? Vi compensate molto. Sì, ma io prima parlavo della questione delle terre del sud del mondo, no? In realtà io ho sempre parlato sia dei Sanniti, no, che della nostra terra, ho parlato ampiamente delle questioni della Domus Aurea, insomma, ho sempre parlato, ho fatto una mostra, ho dedicato un libro alla Via Appia, voglio dire, ho fatto sempre dei riferimenti, ma poi ho allargato questo mio orizzonte, chiamiamolo così, sulle terre del mondo, perché sono stato pianista tanti anni, ho viaggiato molto e mi interessavano le etnie africane, le importanti, insomma. E le ho riportate tutte nel lavoro. L'arte, insomma, lei dice che è un pittore contro la cattiva pittura. Che cosa vuol dire? Qual è la cattiva pittura? C'è una cattiva pittura? Ma un mio amico, un attore molto conosciuto, che fa molta televisione, no? Che fa molto... Lui mi dice che nel suo ambiente tutti si mettono davanti alla telecamera e fanno e recitano e fanno, ma di attori veri ce ne sono pochissimi. Pochi. Com'è il rapporto con i suoi studenti in questo momento di crisi
Insomma, logicamente la scuola continua, no? La lezione a distanza, come fa? Questi mezzi, appunto, i computer, Skype e quant'altro, andiamo avanti così. Naturalmente c'è un raffreddamento, perché certo. Una cosa è guardare i lavori dal vivo, come dicevi prima, e un'altra cosa è vederli attraverso WhatsApp o i computer, e i lavori si riscono. È la stessa cosa. Però almeno noi diamo un contributo sulla questione, diciamo, letteraria concettuale, no? Di questa, cioè, dobbiamo dare uno stimolo al lavoro. E, certo. Questi sono i mezzi oggi, non ce n'è. Io farò questa cosa degli esami, farò le tesi, le discussioni, tutto attraverso, purtroppo, questo schermo. Questi mezzi. Sì, io stamattina alle 7, alle 8 ho avuto dei messaggi di ragazzi miei che sono in Cina, sono 3 mesi che sono lì e sono disperati, tra cui un mio ragazzo che è molto talentuoso tra le altre cose. Vorrei ricordare che gli orientali sono dei bellissimi tecnici. Ma poi quando trovi anche uno molto riflessivo, come è il caso di questo ragazzo, fanno anche la differenza. Ma sono disperati, perché attraverso questi mezzi non si raffredda tutto, diventa certo. Tutto molto lento. Insomma. Certo, siamo esseri umani, abbiamo bisogno del contatto, di guardarci in faccia, di stringerci le mani. E, secondo me sì, secondo me dobbiamo, in questo poco spazio che ci rimane, secondo me anche dopo ci sarà poco spazio, nel senso che la nostra vita sarà un po' modificata, ecco. Cioè, nel senso che sì, le mascherine, io per esempio la mascherina non la porto, ma lo dico così, forse sarò costretto a metterla, perché sicuramente diventerà un obbligo. Non possiamo sfuggire a queste cose. Vorrà dire che quando verrò a San Giorgio a fare la spesa metterò la mascherina. Se De Luca ti farà entrare, eh? Se De Luca, Margherita dice, se De Luca. Sì, ci farà, ma sì. Questo, anzi, noi l'aspettiamo, sì. Perché magari sarà ancora più bello, ecco, fare un'intervista vis-à-vis davvero, e magari fare, insomma, vedere qualche opera anche qui, insomma, parlare meglio della pittura. Diciamo, questa è una piccola chiamata così per insomma, fare un piccolo contatto, per conoscerci un po' meglio. L'arte. Quanto può far bene anche a livello psicologico, diciamo anche in maniera molto semplice, maestro, mi conceda insomma, questa cosa, anche a casa, un consiglio per chi ha i bambini, per chi ha i ragazzi in casa, in che modo la creatività e l'arte possono sostenere questo momento drammatico? E questo, l'arte, fin dai ragazzini piccolini, certamente stimolarli con i materiali, ma naturalmente io ricordo che tanti anni fa ho fatto delle cose con i bambini, no? Molti hanno paura di sporcare i bambini con le mani, no? L'importante è prendere dei colori che sono non velenosi, certo, naturalmente. Tossici, certo. No. E quindi stimolarli, cioè rotolarsi su grandi fogli, fare che normalmente non si fanno. Immaginare per esempio un paesaggio, perché immaginarlo sempre col cielo azzurro? Cioè, stimolarli in altre cose, magari si può fare un cielo con le parole, con le scritte, con le poesie, riferimenti quindi alla letteratura. Come si può fare? Certo, non tutti hanno i libri adeguati. Nelle nostre case sappiamo che abbiamo tante cose, ma spesso la gente non ha i libri d'arte, no? Certo. Per stimolare tutto ciò. Io quello che consiglio è
e anche un foglio bianco con una matita a fare di scarabocchi, tra virgolette scarabocchi, ma questo aiuta la mente, perché è un dialogo con la vita, perché l'arte, noi dimentichiamo sempre, che è l'espressione della vita. Quindi più noi facciamo delle cose artistiche sempre, tra virgolette, più aiutiamo, noi ci relazioniamo con il mondo che ci intorno. Cioè, le cose semplici sono le cose più attuali e più importanti. Noi sappiamo, noi artisti di un certo livello, diciamo così, più o meno importanti, normali, eccetera, sappiamo che noi il mondo non lo possiamo cambiare, perché le cose sono altre, i cambiamenti avvengono da altre parti. Gli artisti possono solo dare questo esempio della speranza legato alla nostra vita, semplicemente questo. È giusto, sono insomma parole molto efficaci, ed è bella la parola anche della speranza, perché sì, effettivamente arriva attraverso la creatività, perché la creatività ci fa andare oltre, ci fa sognare, questa è la cosa che ci mantiene. Certo. È vero, quindi non bisogna mai smettere, quindi anche a casa, dai bambini alle persone più anziane, prendete... Disegnate, scarabocchiate, create. Ma magari se avete un anziano a casa come me, no, scherzo, però io quando ero ragazzino, no, avevo i nonni, no, allora cosa facevo? Perché li vedevo sempre molto distratti e un po' anche annoiati, no? Perché no, il lavoro non lo lavoravano più, stavano a casa inermi, fermi, si annoiavano. E io perché, come facevo a stimolarli? Gli facevo i ritratti, con i fogli di carta gli facevo i ritratti, che non ero bravo, perché non ero un figurativo classico, però questa relazione, chiamiamola così, funzionava sempre e si mettevano in posa. E poi volevano vedere il disegno e criticare o giudicare se gli piaceva o non gli piaceva. Quindi nasceva anche la discussione. Ecco, fate il dialogo ai vostri genitori, ai vostri nonni, a quelle cose. Maestro, grazie. Sono dei consigli semplici però efficaci, che fanno sicuramente bene, insomma, nelle case, attraverso proprio le piccole cose. Maestro Arcangelo, io l'aspetto qui, perché sì, sono un'appassionata d'arte e quindi mi piace proprio, voglio chiacchierare di più. Purtroppo il tempo televisivo è questo, e tramite insomma i mezzi così, insomma la tecnologia, diciamo, siamo anche un po' più limitati. Quindi l'aspetto qui nei nostri studi quanto prima. Intanto è stato un... buona arte, produca piacere, cose belle. L'ultima cosa che abbiamo visto è stato, tra l'altro, è la copertina, no, del Corriere della Sera, con dei colori, sì, che sono sull'azzurro, quindi si distacca dal colore che lei utilizza, rosso, bianco e nero. No, i confini sono, vabbè, quello ha trovato questo titolo l'editore del Corriere, ma in realtà il vero titolo di quel disegno è l'Italia della Rinascita. Che bello, quindi ci sta tutto in questo periodo. Bene, grazie. Bene, grazie a lei, maestro. A presto. Arrivederci. Va bene, arrivederci, grazie, ciao. Thank you.